Sì! Non ci posso credere! Finalmente sono riuscito a sbloccare la pendrive! Soltanto un genio come me poteva fare una cosa simile! Ci è voluto poco per entrare nella tua psiche e capire quello che avevi nella tua testa verde. La cosa buffa è che c'è soltanto un file chiamato Vitino. Io lo so perché l'ho fatto. Perché sai che mi dà fastidio essere chiamato Vitino. Anche qui sta provando a giocare psicologicamente con la mia testa. Mi dispiace per te, mostro verde, ma ormai sto imparando a mantenere il controllo. Guarda, un bel respiro. Non riuscirai a farmi perdere il controllo e automaticamente la mia lucidità. Sì, perché ormai sto cercando di essere una persona migliore. Come ti sei permesso a chiamarmi Vitino? Nessuno può chiamarmi Vitino! Il mio nome è Vito e sono il re dei vichinghi. Non te lo scordare mai. Scusate ragazzi, un piccolo sfogo perché mi ha chiamato Vitino, non si fa. Adesso non ci resta che vedere il video. No, 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 non è il momento, Stai fermo! Non mangiare la mia pendrive! No, no, fermo! Non è commestibile! Oh, ok, lo hai voluto tu! Fermo che... mi stacchi tutti i tasti! Stai calmo, ok? Ci stanno guardando! Non ci stiamo facendo una bella figura! E poi non è il momento di litigare, siamo qui in un momento critico! Sì, ci stanno guardando, guarda tu stesso. Danino, ma devi smettere di apparire nei momenti meno opportuni. Lo so, io lo capisco che ultimamente non ti sei visto molto, ma vuoi spiegare il perché? Se tu passi tutta la tua giornata a rosicchiare mobili, non è colpa mia. Io qui ho delle cose importanti a cui pensare. Dai, stai buono, non è il momento di fare i capricci, che c'è questo mostro verde che sta cercando di farmi fuori. Ma lo capisci o no? Piano che mi fai male all'orecchio! Che cosa c'è? No! Non ci pensare nemmeno, che questo qui è il mio spazio! Danino, ti ho detto no, non è il momento, stiamo per fare una cosa importante! Stai buono, dai, perché devi fare sempre così? Scusate, vichinghi, è ingestibile, è diventato una tigre! Prendi da mangiare, dai, ti ho portato un po' di... Vuoi fare il tuo balletto? Ok, adesso farai il tuo balletto! E allora, cari vichinghi, per voi, solo per voi, il grande... Anzi, che dico grande, di più, il grandissimo, il super dei furetti, il grande, immenso, implacabile, inarrestabile, Danino! Danino! Era qui che dovevi partire! Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima! No, non mi spiumare la videocamera con il tuo sederone. Adesso che hai fatto il tuo balletto puoi andare gentilmente e mi lasci fare le cose importanti. Saluta tutti, ciao Danino. Vai a divertirti dall'altra parte. Scusate ragazzi per questo piccolo fuori programma, ma ci teneva tantissimo a salutarvi a modo suo. E adesso passiamo alle cose serie. Adesso siamo pronti. Aspetta un attimo. Ma questa è la mia cucina! Come ha fatto a registrare un videomessaggio nella mia cucina? Vi lascio al videomessaggio. Lo guardiamo insieme. Ciao, stupido vichingo! Finalmente sei riuscito a sbloccare la mia pendrive. Mi sono divertito troppo con te. Sei veramente uno stupido. Tutto questo è fatto apposta per farti impazzire. Sappi che non ti libererai di me. Sarò il tuo incubo peggiore. Adesso conosci la mia faccia. E da oggi in poi conoscerai anche il mio nome. Sono stanco di essere chiamato Mostro Verde. L'unico vero mostro sei tu. Il mio vero nome è Professor Caccola. Aspetta! Ho sentito bene? Ha detto Professor Caccola? Ma poi il mostro sono io. Ma stai scherzando? Nemmeno mi conosci. Non sai nemmeno chi sono. Come fai ad affermare una cosa simile? Vengo da un pianeta molto lontano. Sono venuto qui per distruggere la tua vita. Come tu hai distrutto la mia. Pagherai per tutto quello che mi hai fatto. Il tuo sistema di sicurezza è talmente basso che posso fare tutto quello che voglio, soprattutto a casa tua. Vedi, questo è il tuo libro di Harry Potter. Ops, mi è caduto. Mi dispiace tanto. Scherzo, chiaramente. Questo è solo l'inizio di tutto il male che ti aspetta. Adesso ti saluto, re degli scemi. Ci vediamo nei tuoi incubi peggiori. Non
Non so il perché, ma mi sono spuntati i brividi. Questo si è intrufolato a casa mia, ha preso il mio libro di Harry Potter, lo ha sbattuto per terra, mi ha chiamato re degli scemi, offendendo sia me e tutte le persone che mi vogliono bene. Ma come si permette? Me la pagherai, mostro verde! Non importa da quale pianeta vieni, sappi che ti troverò anche su Marte. Non so bene come arrivarci, ma lo vedrò. Aspetta un attimo, a questo punto facciamo una bella cosa. Uno, due, stampa! Oh, ecco fatto! Ok, a questo punto non ci resta che chiedere spiegazioni a lui stesso. Eccomi qui, professor Caccola. Adesso vieni fuori e parliamo da uomo a uomo. Ho stampato questa qui. È la mappa del nostro sistema solare. Noi ci troviamo qui, sul pianeta Terra. Lui dovrà spiegarmi da quale pianeta viene, anche se sinceramente trovo molto improbabile un pianeta come Mercurio, perché è troppo vicino al Sole, e Venere, che è un pianeta pieno di gas. L'alternativa sarebbe Marte, Giove o al massimo Saturno, anche perché Plutone è veramente lontano e lì ci sono delle temperature troppo basse. Ehi, professor Caccola, tu mi devi delle spiegazioni! Sono venuto qui con la mappa del nostro sistema solare e adesso vieni fuori e parliamo da veri uomini. Ah, è così che la metti? Allora sai cosa facciamo? Appena ti trovo, ti rispedisco nel tuo pianeta! Che poi vorrei tanto capire in che modo ho distrutto la tua vita! Sai, comincio a pensare che tu sia un vero fifone, uno di quelli che ha paura e che si nasconde dietro una pendrive, dietro un video. Perché non hai il coraggio di affrontare la realtà. E sì, perché dovrei avere paura di te? Che sei un mostro. Altro che professor Caccola, tu sei un mostro. Anzi, sai cosa ti dico? Che il nome Caccola ti sta benissimo, perché tu sembri veramente una caccola. Anzi, guarda, adesso ne prendo una dal mio naso. Ecco, aspetta, eccola qui. Sembri tu, siete due gocce d'acqua. È proprio una bella giornata. Mi ha colpito di nuovo. La mia mappa. Ma c'è qualcosa. Di nuovo, Nettuno, Giove, Terra, Saturno, Urano, Plutone e c'è una linea. Melmax è un sole. Quindi è così che si chiama il tuo pianeta. Ecco perché non riuscivo a trovarlo. Il tuo pianeta si trova al di fuori del nostro sistema solare. Aspetterò con ansia il tuo ritorno. Proprio con ansia. Non direi. Non sarà facile, lo ammetto. Ma insieme ce la faremo. Sì che ce la faremo.